Parlando di questa Champions, il fatto che Ibrahimovic non sia nella lista Champions, questo è un altro errore secondo me. E lì incominciano, ecco, là ci sono gli 8 punti dal Napoli, però si dice sì, ma si riprende, dopo il Napoli le squadre di Spalletti calano, puoi fare quello che vuoi, ma il 4-2-3-1 con tre persone là che ti vanno a fare il pressing ormai l'hanno capito gli avversari, come funziona. Situazione Milan, questo è un po' un video a richiesta, mi è stato chiesto e lo faccio sul Milan, cosa ne penso? Io ho tante cose di cui pensare sul Milan. Innanzitutto, questo Milan l'anno scorso vince lo scudetto, alcuni dicono perché l'Inter l'ha perso, io dico perché l'ha vinto il Milan, perché in effetti era 2 anni che il Milan era secondo, primo, non ha perso per tante partite, non dimentichiamoci le cose belle che ha fatto il Milan, se dobbiamo essere onesti. Dopo, se dobbiamo metterci il tifo, mi metto la magliettina da interista e dico quello che voglio, ma se mi tolgo la magliettina da interista, devo dire che il Milan ha meritato, come avrebbe meritato l'Inter, ha meritato il Milan di vincere lo scudetto, tutti contenti e tutto. Il festeggiamento non mi è piaciuto, fra Ibra e altre cose, un po' troppo rabbioso, ma va bene anche quello. E partiamo quest'anno e il Napoli parte a razzo. Il Napoli parte a razzo e il Milan è l'unica che effettivamente incomincia a tenere un po' testa, e a 3, 5 punti, 6 punti, 5 punti, è ancora lì che arranca, perché arranca tanto il Milan vince le partite all'ultimo minuto, gli ultimi 5 minuti con i gol di Giroud, vi ricordate quel periodo lì? E tutti a dire ma va bene, basta il risultato, però sicuramente a livello di gioco manca che sì, perché dopo ne parliamo, manca tanto che sì, si vede Decateler non entra e incominciano a vedere dei problemi che dopo saranno più forti nella seconda parte di stagione. La parte finale della prima parte di stagione il Milan fa qualche sconfitta e qualche pareggio, se non ricordo male fra Torino e Cremonese prende solo 1 punto, e lì incominciano, ecco, là ci sono gli 8 punti dal Napoli, però si dice sì, ma si riprende, dopo il Napoli le squadre di Spalletti calano, noi vedrete che riusciremo a fare quello che dobbiamo fare, intanto andiamoci a guardare questi mondiali. E questo è un po' la vulgata, quello che si dice. Finiscono i mondiali e il Milan fa qualche amichevole e perde di brutto, perde 3 gol in Olanda senza giocare, bruttissima amichevole. Cosa fa? Pioli, o quantomeno il Milan stesso, manda in ritiro, un ritiro flash, un ritiro lampo. Secondo me là si incomincia a rompere qualcosa, là incominciano i giocatori a pensare, oh ragazzi, cioè, vi abbiamo fatto vincere lo scudetto ieri, seppure un mese, 2 settimane stiamo andando un po' male, insomma non è che dobbiamo andare a fare il ritiro punitivo, non è che Pioli ha vinto 7 Coppe Campioni, 5 Europa League, 10 scudetti, quindi anche lui, cioè, gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, questo è un mio pensiero, quello che un po' lo spogliatoio può pensare. Ci sono i reduci dalle coppe, gli argentini che hanno fatto lo stesso, diciamo, che hanno le stesse partite dei francesi, sono ben contenti, tutta la stanchezza va via perché loro hanno festeggiato. I francesi invece, Giroud, Hernandez, ma tutti un po' i francesi in giro, sono un po' con l'orecchia bassa, hanno perso una finale di Coppa del Mondo, non è una bella cosa, quindi ci sta tutto che comunque non si inizi bene, però c'è Salernitana-Milan e il Milan vince. Io questo Salernitana-Milan, se vi andate a rivedere il pronostico che avevo detto, io ero convinto che la Salernitana poteva fare punti, perché il Milan l'avevo visto male già da quelle, era tutta un'aria così che avevo visto male, eppure il Milan riesce a vincere, tutto bene, tutto contento, tutti allegri, fino a quando si arriva a Milan-Roma. Il Milan gioca bene fino all'80esimo, facciamo così, fino all'80esimo il Milan ha il pallino in mano, perché la Roma ti lascia il pallino in mano. Tutti dicono ma il Milan è crollato lì, no? È la Roma che un attimino là sul 2-0 hanno finito di fare, diciamo, di fare difesa, è 2-0 che devi fare, devi attaccare, e lì si sono visti i limiti di questo Milan di cui parleremo. Praticamente pareggia la Roma 2-2, il Napoli se ne va più 10, è finita là, cioè si capisce che lo scudetto è finito là. E secondo me fra tutti loro si incominciano a dare la colpa, non l'uno con l'altro che te la dà, non c'è nessuno che indica col dito, però sotto sotto incominciano i gruppetti, questo qua, perché effettivamente a tirare la carretta erano stati Hernandez, Giroud e Tonali, questi 3 erano stati a tirare la carretta, non erano stati altri. C'è Leao, c'è anche la situazione Leao che di suo è particolare, perché effettivamente ha delle situazioni sue particolari, sapete, andatela a vedere, e il rinnovo, non rinnovo, tutta una serie di cose. E si arriva a Milan-Torino e Coppa Italia. Ora la Coppa Italia non la butti via, anche perché il Milan non è che è molto
ultimamente non è che ne sta vincendo molto di Coppa Italia, quindi loro arrivano là per vincere. Infatti, se non ricordo male, è quasi la formazione titolare. Cosa succede? Che il Torino rimane in 10. Il Torino rimane in 10, hai pure i supplementari, non solo non riesci a segnare, ma ti fai fare pure un gol, perdi e vieni diciamo estromesso. È chiaro che là non si parla ancora di crisi, ma cosa fa il Milan? Di nuovo il ritiro di una notte. Di cosa dobbiamo parlare, di cosa dobbiamo vederci, sono un ragazzino di 10 anni che ha bisogno del ritiro, probabilmente sono queste anche. Allora là la spaccatura si fa sempre più forte e il Milan incomincia a prendere gol in difesa, prende due gol a Lecce, dopo cade con la Lazio, cade col Sassuolo 5, 4, 9, 11 più i tre gol di Do della Supercoppa, sono 14 gol, sono un'enormità. Ci sono squadre che hanno preso 14 gol fino adesso, il Napoli credo 15-16, cioè fino adesso tutto il campionato, in 3 giorni, in 2 settimane e mezzo il Milan li prende così, praticamente chi vuole segna. Allora la colpa è di Tatarusano, e non è vero, la colpa è di tutti, la colpa è della difesa, la colpa è di chi non riesce a coprire, la colpa è di Pioli che continua a mettere due persone a centrocampo, basta, non lo vedi, non ce la fanno. Puoi fare un 4-5-1 se vuoi, puoi fare quello che vuoi, ma il 4-2-3-1 con tre persone là che ti vanno a fare il pressing ormai l'hanno capito gli avversari come funziona. Adesso non sei più tu ad avere la novità in mano, sono gli avversari che hanno la novità in mano. Perché cosa fanno le squadre, gli allenatori? Si guardano le partite, hanno tutti una serie di collaboratori che guardano le partite, vanno a vedere qual è il punto debole, qual è il punto forte. E dopo, prima si andava di forza, di nervi, ma Tonali non ha più quella forza, Hernandez non ha più quella forza, Calabria non so che è successo da quando è rientrato, comunque da un infortunio è tutta una serie, Giroud praticamente non è più quello di prima, tutto va a scatafascio, diciamoci la verità. Si arriva al derby e questo derby lo gioca il primo tempo in una maniera che non si può giocare un derby così, neanche il più, io mi ricordo un derby 6-0 del Milan sull'Inter, ma almeno l'Inter tentava, io me la ricordo quella partita, almeno tentava, ma questo è un Milan che non tenta niente, si accontenta di non prendere gol, tutti lì in difesa, e uno si chiede, cioè allora è sbagliato tutto, io non ce l'ho con i giocatori, nel senso io non ce l'ho con nessuno, ma io non ce l'avrei con i giocatori, perché i giocatori stanno facendo quello che stanno facendo, io ce l'ho con tutta una direzione tecnica, eventualmente diciamo il mio appunto è sulla direzione tecnica, che andate a pensare, De Ketelaere, ma è davvero così scarso? Adli, ma è davvero così scarso? Franks, è davvero così scarso? Dest, è davvero così scarso? Cho, è davvero così scarso? Sono così scarsi da non poter giocare in questo Milan? Cioè sono forze nuove che hanno la gamba, perché non hanno giocato, hanno giocato poco, eppure non li sta utilizzando Pioli. È come sconfessare Maldini e Massara, come dire ma chi mi avete portato? E secondo me questo è un altro tema all'interno del Milan che potrebbe anche essere visto e rivisto. E dopo c'è Ibrahimovic è il totem, Ibrahimovic è quello che effettivamente secondo me ha portato lo scudetto al Milan, per mentalità, per voglia, perché lui era nello spogliatoio, non a fare i film pubblicità, era nello spogliatoio e si allenava con i ragazzi, quindi era comunque una figura. Però quanto durano queste figure? Un anno, 2 anni, dopo il terzo anno, se sai che Ibrahimovic ormai è già alla fine diciamo della sua carriera gloriosa e tutte cose, è normale che ha meno appeal per tutti, assolutamente. Pensate quanto appeal può avere per Giroud, Ibrahimovic, cioè ormai stanno finendo la carriera, alcuni altri l'hanno bella, che pensano di andare magari via dal Milan, c'è chi deve, c'è tutta una serie di cose. E dopo c'è una società che io non conosco, so chi è Cardinale come nome, Furlani è il CEO, ma non è, io sono ancora fermo a Marotta, Galliani, De Laurentiis, che sono lì a parlarti, che sono lì, che vanno negli spogliatoi, che vanno nei centri diciamo di allenamento. Io ho questa dirigenza per me è una cosa nuova che non riesco davvero a capire, e secondo me forse anche quello è un'altra situazione del Milan che andrebbe letta in una certa maniera. Ecco, tutte queste situazioni così è chiaro che ti portano a pensare che il Milan forse neanche si qualifica per la Champions, perché diamo per scontato che il Napoli è già qualificato, io ovviamente è scudetto per il Napoli, è ovvio ormai questo per tutti, però diciamo quarto posto, facciamo così, anche se si ferma è pure quarto posto, quindi un posto ce l'ha per il Napoli. Io credo che l'Inter sotto sotto il posto se lo va a prendere, perché comunque le sue partite le ha vinto col Napoli, adesso ha vinto col Milan, le sue partitine le vince, destra a sinistra, Lukaku che sta tornando, dovrebbe farcela. La Roma è quella che secondo me può essere la terza per prendersi questo posto, la Roma, perché la Roma è solida,
solida nella bruttezza, perché è brutta vederla giocare certe volte la Roma, però è solida nella sua bruttezza, quindi la Roma. Dopodiché che rimane? Lazio, Milan e Atalanta. Io non lo do per scontato che il Milan ne prenda il quarto posto. Io credo che la Lazio potrebbe fare un filottino, o l'Atalanta potrebbe fare un filottino, e allora se la mettono dietro a 6-7 punti a questo Milan, perché io già Milan-Torino non lo so come va a finire. E se non ti qualifichi in Champions, sono problemi, perché dopo hai fatto tutti i conti della serva, non hai voluto dare un milione in più a questo, non hai voluto dare un milione in più a quello, e ti perdi 50 milioni della Champions più gli sponsor, perché non sono solo i milioni della Champions, ma gli sponsor che ti pagano meno. Una cosa è essere in Champions, una cosa è essere chissà in Europa League o Conference League. Parlando di questa Champions, il fatto che Ibrahimovic non sia nella lista Champions, questo è un altro errore secondo me, questo è un altro errore fortissimo, perché chi lo sa, se batti il Tottenham ti serve Ibrahimovic, se va a fare un quarto di finale col Napoli, con l'Inter, col Borussia, cioè ti servirebbe. E invece chi metti in ballo Touré, non lo so, fate voi milanisti, cioè pensateci voi milanisti se quello che è stato fatto è giusto o sbagliato, non lo so, comunque sono cose di calcio. Questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi iscrivetevi, mettete la campanella se non l'avete già messo, seguitemi su Instagram DiegoCTN08, su TikTok DiegoCTN e ho altri canali, se li trovate li trovate, se non li trovate prima o poi ve ne farò partecipi. Detto questo ragazzi, alla prossima, ciao ciao.